Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme la nuova funzione di Bimbi, Affettare. Servirà l'affetta Tutto Bimbi, un nuovo accessorio disponibile nello store di Bimbi, oppure in omaggio se si compra il Bimbi TM6 per tutto il mese di marzo. Se siete interessati o volete più informazione, scrivetemi qui sotto nei commenti. Con questa funzione si potrà affettare a fette sottili, circa 1 mm, oppure grosse, circa 3 o 4 mm. Ora vediamo come fare. Intanto bisogna vedere come si può montare la fetta tutto nel nostro bimbi. Come prima cosa bisogna montare il perno. Bisogna inserirlo nelle lame, in questo modo. Basterà appoggiarlo. Dovete assicurarvi che sia ben appoggiato. Dopodiché inseriamo il, il pezzo più grande che si appoggerà perfettamente al nostro boccale. Guardate la differenza tra il piccolo perno e quello maggiore. Ora ci appoggiamo la nostra lama con la posizione 1 verso l'alto. La posizione 2 ci servirà per grattugiare mentre ora vogliamo affettare. E poi inseriamo l'ultimo pezzo fino a sentire il clock della chiusura. Comunque non preoccupatevi perché se non sarà chiuso bene il boccale non si chiuderà e vi verrà fuori l'errore e quindi dovrete sistemare i pezzi. Dopodiché basterà selezionare sottile o grosso e inserire le verdure, mentre se utilizzate il Bimbi TM5 per affettare dovrete farlo grosso in senso orario mentre per affettarlo fino, in senso anti-orario, sempre a velocità 4. Ed ecco qua il nostro risultato. Ricordatevi sempre, dopo aver affettato circa 6 700 grammi di verdura, al massimo 800, di controllare se il contenitore è pieno e, caso mai, svuotarlo e continuare poi a, a, a affettare altro. Ricordatevi anche che la modalità, dopo un minuto... Si arresterà automaticamente, bisognerà semmai farla ripartire. Ora vediamo insieme come affettare una zucchina in modo sottile. Andiamo quindi sul nostro bimbi. Scegliamo, scorrendo verso destra, la funzione affettare e ruotiamo la manopola fino a sottile. Nel frattempo, dal foro del nostro affettatutto, inseriamo le verdure. Quando abbiamo finito tutte le nostre verdure basterà spegnere il bimbi e guardare il risultato. Come potete vedere, non è così sporco, basterà risciacquarlo sotto l'acqua e sarà tutto pulito. Ed ecco la nostra zucchina tagliata: tutta finamente, perfettamente tagliata a un, un millimetro. Davvero perfetta. Comoda per fare un soffritto, un risotto, quello che volete, perché veramente ci mettete pochi secondi ad affettarla. E cosa più importante, il nostro bimbi non si sporcherà. Vedremo in uno dei prossimi video anche come affettare in modo grosso, che invece sono 3 o 4 mm, come preferite. Per altri video simili, oppure per scoprire tutti i vantaggi di questo affetta, iscrivetevi al nostro canale e restate sempre connessi.